testimonia che Dio è vivo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Lasciamo che anche oggi la parola di Dio illumini questo giorno e leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, 12-19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Amen. Carissimi, oggi il Signore Gesù parla ai suoi discepoli mettendoli in guardia da ciò che dovrà avvenire. Quindi, a causa del Vangelo, essere perseguitati, essere consegnati alle sinagoghe, alle prigioni, davanti al re, davanti ai governatori, a causa del suo nome. Ma Gesù dice, anche se sarete odiati a causa mia, voi state in pace. Anzi, quella sarà una splendida occasione per dare testimonianza. Quanto è bello il pensiero cristiano, lo sguardo di colui che crede in Cristo, che ascolta e segue le parole di Gesù. Sapere che nelle difficoltà, nelle persecuzioni, in realtà c'è un momento speciale dove Dio ci chiama a testimoniarlo. E noi dobbiamo farlo, fratelli e sorelle, dobbiamo di fronte al mondo annunciare che non c'è altra luce se non la luce vera, che è di Gesù Cristo. Annunciare al mondo che solo in Lui noi troviamo rifugio, solo in Cristo troviamo la nostra forza, anche se saremo odiati. Gesù dice, nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Quante volte noi abbiamo paura di vivere, comportarci in modo cristiano con gli altri e di essere giudicati e di essere accusati per qualcosa che viene dal Vangelo, che porta anche a volte umiliazione. Ma Dio è con noi, fratelli e sorelle. Oggi guardiamo quell'aspetto della testimonianza, una testimonianza che non è da preparare prima, una testimonianza che è viva, una testimonianza che è autentica, una testimonianza che è concreta, vissuta da me nella mia vita. E quindi proprio per questo motivo, perché io l'annuncio, la proclamo con il mio cuore e con la mia stessa vita, gli altri mi ascoltano. Le altre persone non possono dirmi nulla se non davvero Dio è vivo, perché tu sei una testimonianza. Amen. E allora vediamo, lasciamo che questo Vangelo oggi possa portarci alla speranza, alla perseveranza. Quante volte siamo tentati di fermarci, di tornare indietro. Quante volte siamo tentati di chiudere la bocca, di non annunciare il nome di Gesù, di non annunciare, non dire che la mia forza, la mia pace, la mia consolazione è in Dio. Oggi invochiamo il dono dello Spirito Santo per essere suoi testimoni, perché chi lo invoca riceve consolazione, riceve pace, riceve una nuova speranza, fratelli e sorelle. Allora gli diciamo, vieni Spirito Santo,
entra in questo giorno nella nostra vita. Spirito Santo, ti affidiamo le nostre persecuzioni, tutte quelle volte in cui noi siamo stati giudicati, noi siamo stati odiati a causa del Vangelo. Spirito Santo, metti nel nostro cuore la ferma volontà, la perseveranza di avere fiducia in Dio, ma soprattutto di testimoniare, di annunciare che Cristo è con noi e non ci abbandona mai. E se Lui è con noi, siamo davvero custoditi. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, prendiamo questo slogan e viviamolo oggi. Testimonia che Dio è vivo nella tua casa, nel tuo lavoro, nelle difficoltà, coi tuoi amici, e vedrai che Dio userà te per scaldare il cuore delle altre persone. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!